Beh, il film per me è stato ha cambiato tantissimo, ma ha cambiato tanto perché era la prima volta che lavoravo in questa maniera, cioè la prima volta che lavoravo al cinema. E poi non so se tu hai visto, ma comunque Saverio e Alba sono delle persone meravigliose, ma a prescindere da meravigliose sono delle persone che fanno sto lavoro in una maniera veramente sorprendente, secondo me, rischiando. E quindi questa è stata secondo me la cosa più bella, cioè, ci pensavo qualche mese fa a questa cosa, perché Mattia era facile per me. Perché secondo me era una maschera, no? Era molto un personaggio, cioè, avevo tante cose che mi aiutavano a costruire il personaggio, il fatto di essere grasso, il fatto dei tagli, il fatto di quel passato così nero. C'erano tante cose che mi aiutavano a costruire un personaggio e quindi a costruire anche una maschera. E secondo me quando si lavora un attore, quando lavora con una maschera, chiamiamola così, non so se mi spiego, esatto, quando si lavora con una maschera, secondo me facilita molto il lavoro dell'attore. No, lei, l'incontro all'inizio è stato. Io ero molto emozionato, la prima volta che l'ho incontrata ai provini, ero abbastanza emozionato, però devo dire che subito sono stato tranquillo. Lei è arrivata, abbiamo cominciato a fare la scena, io sentivo che praticamente non dovevo fare nulla, cioè dovevo fare il mio personaggio, ma la scena la facevamo in due. Questa è stata la cosa più bella. Non c'era una paura di affrontare le scene perché si stava insieme. Questo l'ho sentito. Guarda, dico una cosa. Perché secondo me il cinema per una persona che viene dal teatro, ma viene dal teatro, comunque il cinema è una cosa difficile perché tu leggi la sceneggiatura e ti immagini la scena, ma non è mai come te la immagini, mai, 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 c'è sempre qualcosa che la complica un po'. Per me la scena dove mi sono trovato più in difficoltà forse è stata che la scena dove mi sono trovato più in difficoltà, ma che secondo me poi è una delle scene più belle del film, di noi due, che è quando io le chiedo se lei è sposata, non so se ce l'hai presente, quando io ritorno che vedo le foto di lei che si è sposata e le chiedo appunto se si è sposata, e ci diciamo un po' di cose. Quell'esarmi è stata un'avventura, perché è stata la cosa più difficile, perché dimagrire è stato veramente fa facile, è stato anche lì un po', mi sono, diciamo, un po' di fatica, però ingrassare è stata la cosa più difficile, anche perché stavo male, ero scontento, ero molto. L'uomo come fa? E l'uomo magna come un pazzo, no? Cioè, eravamo seguiti da un dietologo. Da sì, dietologo, da un nutrizionista, attenzione. E niente, ma tu sai, qui in Italia abbiamo pane e pasta che sono delle cose devastanti se uno ne mangia tanto. E io mangiavo pane e pasta come un pazzo, pranzo, cena, sempre e comunque. In più mangiavo, bevevo birra, facevo. Major Hanjak. Siastok. Non ho capito la prima parola. Fiasta può dire ciao. Ah, perfetto. Siastok Major Hanjak.